Ciao e benvenuto su allstore.it. Siamo qui oggi per presentare questo apparecchio, come vedremo, un po' particolare. È un Denon DP1200. Qui davanti abbiamo un apparecchio del 1984, quindi una delle prime realizzazioni nel settore dei lettori CD, non certo la prima, ma una delle prime, diciamo. E la Denon veniva già dal DP1000, per dire che era il suo primo lettore, che presentava caratteristiche completamente diverse, con la meccanica, come si chiama, a lavatrice, quindi con caricamento verticale. E questo era invece una realizzazione molto rara, decisamente difficile da reperire ai giorni nostri, in quanto si tratta di un modello nato per esclusivo uso interno giapponese. Quindi è un lettore CD dalle caratteristiche introvabili anche in rete, e qui vedremo o meglio, sul sito vengono esposte tutto ciò che è stato possibile reperire. È un lettore CD MIDI di larghezza circa di 33-34 cm, 33,5 se non ricordo male, che monta una meccanica presumibilmente Toshiba. Dico presumibilmente perché poi andremo meglio a vedere l'interno del lettore, perché è una meccanica che onestamente, almeno per quanto riguarda il nostro operato e gli anni di esperienza, non ho mai reperito su nessun altro lettore prima d'ora. È ancora un lettore primordiale, quindi con uno dei primissimi DAC di Casabur Brown, un PCM53JP, e non presenta alcun sovraccampionamento e alcun filtro digitale, che era prerogativa dei lettori europei, soprattutto diciamo di casa Philips, perché è lei che ha sviluppato al meglio la tecnologia CD, diciamo. Tecnologia che è stata sviluppata da Philips per quanto riguarda anche lo stadio di conversione e lo stadio d'uscita, diciamo appunto con il sovraccampionamento e con l'introduzione dei filtri digitali. Qua invece troviamo dei filtri analogici, uno per canale ovviamente, e uno stadio d'uscita diretto, diciamo, senza sovraccampionamento. È un lettore CD molto sobrio, molto bello anche esteticamente, semplice nei comandi. Ha un solo tasto di accensione, tasto di apertura cassetto, questo LED che ci indica la programmazione e il richiamo delle memorie, la ripetizione dei brani, tasto di play, di pausa, avanzamenti di traccia, avanzamenti all'interno della traccia e stop. È un lettore che, nonostante l'età, difende ancora bene. Sicuramente è più un lettore che si può vedere come pezzo storico, come pezzo da museo, in quanto diciamo che comunque la tecnologia CD ha fatto poi passi da gigante, ma è molto ben suonante e anche perfettamente funzionante nonostante tutti gli anni alle spalle. Questo ovviamente è il solito CD di musica che piace a YouTube, che mi è solito presentare nei video. Insomma, come vedete, è un lettore molto carino e è anche ben suonante, diciamo. Vediamo adesso le connessioni sul posteriore. Come si diceva all'inizio, si tratta di un lettore in giapponese, quindi qui abbiamo l'uscita del cavo di alimentazione, come si può leggere dal retro, è funzionante a 100 volt. E quindi qui abbiamo una presa
di alimentazione asservita e non comandata dal pulsante anteriore, quindi dove si può collegare un altro utilizzatore. L'uscita analogica fissa sul connettore RCA per il canale sinistro e destro e una, come dire, una strana presa esterna del quale però purtroppo non so dire l'utilizzo. Potrebbe essere un qualcosa collegato alla funzionalità da remoto, quindi un telecomando, un filo comando remoto o un'uscita diciamo subcode, ma quello purtroppo non ho avuto modo di verificarlo. Ecco il DP1200 senza cover superiore. Si tratta di un video anche che eseguo per l'eccezionale rarità dell'apparecchio, perché è sempre più difficile trovare lettori CD di questo tipo, soprattutto appunto perché commercializzati solamente in Giappone, quindi molto molto difficili da reperire nell'Occidente. Andiamo a vedere un po' più da vicino con una vista aerea. Come scrivo anche nel sito, la meccanica ha tutte le sembianze di essere una meccanica Toshiba, anche se non ho trovato alcuna documentazione che possa definirne il modello, e comunque anche dopo il service non sono riuscito a reperire il numero di matricola o modello, in quanto non c'è scritto assolutamente niente né sul corpo né al suo interno. E è una meccanica che personalmente in tutti gli anni di esperienza non ho mai visto su nessun lettore, e che presumo sia stata fabbricata in pochi esemplari e per pochi tipi di lettore. Qui vediamo la sezione di alimentazione col trasformatore, le regolazioni per il laser, stabilizzazione, la demodulazione molto molto simile a quella che troviamo sul CDP101 per esempio di Sony, quindi è una delle prime realizzazioni. Vi ricordo che questo è un lettore CD del 1984, quindi conta ancora i CX7935 e 7933. Troviamo questo tipo di demodulazione anche su alcuni esemplari di lettori Philips come il 300 o anche come il Marantz CD73. Solo su alcuni numeri seriali però. Lo stadio di uscita lo vedete qui dopo il convertitore. Il convertitore è una delle prime realizzazioni di Casa Burr Brown, un PCM53JP in versione V. Lo stadio di uscita non prevede alcun sovracampionamento e nemmeno il filtro digitale, in quanto i lettori giapponesi di prima generazione, delle prime generazioni, optavano per un semplice filtro analogico. Quindi abbiamo l'uscita dal convertitore, un filtro analogico con il suo stadio di uscita. Faccio una panoramica anche documentativa, non dico per i posteri, ma diciamo, vista appunto la rarità dell'apparecchio, è difficile trovare non solo video ma anche appunto documentazione che possa espletare tutte le funzioni o tutte le caratteristiche di questo prodotto, che definisco comunque eccezionale appunto per la sua rarità. Se questo lettore ti è piaciuto, ti invito a mettere un mi piace sul video e anche a iscriverti al canale se non l'hai già fatto. Lo puoi fare cliccando l'iconcina in rosso con il simbolo del play. Facendo così rimani sempre aggiornato, ti arrivano le notifiche per quanto riguarda i nuovi video che verranno proposti sul canale. E questo è un apparecchio che trovate anche sul nostro sito www.oldstore.it. Là si possono trovare anche tutte le caratteristiche che siamo riusciti a reperire in rete e non solo, e per quanto riguarda appunto l'apparecchio in sé. Trovi anche tutte le foto fatte di questo apparecchio o del modello simile che è stato posto in vendita e comunque le cui foto sono parte integrante dell'inserzione.
Penso di aver detto tutto, quindi ti ringrazio per essere arrivato fin qui e ti rimando al prossimo video. Ciao Dave!